Solo 2 giorni fa il presidio dei lavoratori fiorentini e pisani di Toscana Aeroporti, Toscana Aeroporti Handling e degli appalti davanti alla sede del Consiglio regionale della Toscana. Oggi una giornata di sciopero di tutto il personale degli aeroporti toscani per dire no all'operazione di vendita della società di handling da parte di Toscana Aeroporti. Molte le preoccupazioni che alloggiano negli animi dei lavoratori sul loro futuro. L'azienda ha annunciato la vendita, non incontra i sindacati, non incontra le istituzioni, va avanti per la sua strada, i lavoratori non ci stanno e oggi è il primo sciopero su questa vertenza. I lavoratori chiedono che questa vendita sia ritirata. Non è il momento di vendere, non è il momento per il trasporto aereo, dobbiamo impegnarci alla fine della pandemia a rilanciare gli aeroporti. Siamo qui davanti all'aerostazione per salvaguardare 450 posti di lavoro di dipendenti diretti di Toscana Aeroporti Handling e di 200 lavoratori, altri 200 famiglie degli appalti. Stiamo aspettando dalla Regione la convocazione di un incontro con il Presidente della Regione e Toscana Aeroporti, intanto per chiarire alcune situazioni, perché tutta questa operazione al momento rimane assolutamente nebulosa. Non capiamo ad oggi neanche chi sono i vari soci della società che avrebbe fatto la proposta di acquisto di Toscana Aeroporti. La filiera dell'handling, che a noto è tutta a tutti, viene da lontano e negli altri aeroporti è composta da tutti i lavoratori che carico, scarico, pulizie, che sono all'interno della filiera aeroportuale e di cui fanno strettamente parte e che vedono riconosciuto il contratto di Assoendler come in tutti gli aeroporti italiani. Questo noi puntiamo, questo puntiamo quindi a una salvaguardia occupazionale accanto a una salvaguardia salariale.